Ciao amici Bow Boys, oggi siamo in compagnia di Federica Farini. Ciao, ciao Federica. Ciao a tutti Bow Boys. È una nostra amica molto particolare perché è un'astrologa per i nostri amici a quattro zampe. Mi piace questa definizione. Mi piace soprattutto perché siamo qui a parlare di stelle, di destino, se vogliamo, di pianeti che ci raccontano quali sono le caratteristiche poi di ognuno di noi. E in questo senso, applicate all'universo quattro zampe, mi piace dire caratterialmente parliamo dei nostri amici cani. Che cosa ci dicono i segni zodiacali? Che cosa esprimono? Esprimono delle caratteristiche. I pianeti, le stelle non sono semplicemente la previsione del futuro, ma sono anche delle indicazioni sui caratteri. E in questo caso potremmo chiedere ad ogni singolo padrone come vede il proprio cane, che caratteristiche ha. È pigro? È sonnecchioso? È ingestibile? È troppo allegro? È pasticcione? Ogni segno racconta una storia anche per i nostri amici cani. Tendenzialmente, un cane nato sotto un segno ha le stesse caratteristiche di un umano nato nello stesso segno? Sicuramente le caratteristiche di una persona e quindi di un due zampe si esprimono molto più nel dettaglio rispetto ad un quattro zampe, quindi il cane e per il cane studiamo quelle che sono le sue esigenze un po' più basiche, quindi l'umore del giorno che può essere legato alla luna. Per l'umano possiamo parlare di lavoro, possiamo parlare di traslochi, di case, di amore, però anche per i cani possiamo parlare di amore, di affetto, di relazione con la famiglia, quindi col padrone, ma possiamo anche parlare, perché no, di viaggi con il padrone stesso, di spostamenti e anche di acciacchi fisici, come per gli umani, magari un dolore alla zampa, un fastidio all'osso piuttosto che un'appetenza che generalmente nei cani non riscontro. Per quanto riguarda invece i nostri amici Bow Boys, a cui sono appena nati dei cagnolini, quindi dei cagnolini vergini, come li risolviamo? Benissimo, allora io dico che questi cagnolini vergini nascono sicuramente in un anno molto gioioso, quindi saranno degli animali fruttuosi, sicuramente degli animali tranquilli per i passaggi planetari che sono in atto, anche degli animali molto affidabili, quindi dei cuccioli molto coscienziosi. Potrete insegnarli con le buone, con la calma e con la tranquillità che piace molto alle due vergini, potrete insegnarli già quello che voi desiderate dal vostro cucciolo, e state certi che il cane vergine sarà molto predisposto all'ascolto, in particolare alla seconda metà del mese. Per tutti i nostri amici Bow Boys che vogliono seguire più nel dettaglio i segni zodiacali dei nostri amici animali e poi l'oroscopo del mese per ogni segno, potete ritrovare le rubriche di Federica Farini sul nostro sito www.bowboys.tv. Presto, come anticipazione, potrete scoprire quelle che sono le caratteristiche del vostro amico a quattro zampe, che cosa suggerisce il mese per il nostro amico a quattro zampe, viaggi, dieta, corsa, banco. Direi che lo scoprirete solo seguendoci. Ciao amici Bow Boys! Ciao a tutti!